stiamo raggiungendo il fontego dei tedeschi. Fino a qualche anno fa qui si poteva sentire il simpatico grido Naransedone, pomi bella ua. Adesso niente. No, vendono i cosi, i bastoni per i selfie, vendono. Andiamo andare via al fruttivendolo qua per mettere i pacchetti. Cioè, non c'era meglio il fruttivendolo. Vediamo gli elettori del 5 Stelle. Vediamo dall'altra parte del Canal Grande il famoso Fontego dei Tedeschi. Il Fontego dei Tedeschi è un palazzo unico nel suo genere per la struttura. Era adibito originariamente a uffici pubblici, e c'era la sede appunto delle poste, e però le poste italiane l'hanno ceduto ad un immobiliare, all'immobiliare di Benetton. E Benetton ha richiesto al comune ancora 2 anni or sono, il cambio d'uso. L'amministrazione di centrosinistra, ben felice di concedere il cambio d'uso, ha trasformato l'intero palazzo da standard pubblico, quindi uffici in questo caso pubblici, a centro commerciale. Quindi attribuendo un valore incredibile al palazzo. Il palazzo è quindi è passato da appunto essere possibile destinazione di uffici pubblici, biblioteche, scuole, chiese, musei, a appunto a una destinazione commerciale. Il Movimento 5 Stelle si è speso tantissimo per il Fontego dei Tedeschi, ha fatto una battaglia lunghissima in Consiglio Comunale. Abbiamo anche prodotto poi alla fine di tutta questa battaglia un atto che lo vedete qui, quest'atto qui, queste sono le raccomandate con la ricevuta di ritorno, è un esposto di 20 pagine mandato alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. E l'abbiamo mandato ancora subito marzo 2014 l'abbiamo inviato e abbiamo scritto tutto quello che non andava sull'operazione, chiedendo appunto di indagare. E per tornare ai giorni nostri, molti si stupiscono che il commissario Zappalorto abbia chiesto di avviare un'indagine e un supplemento, insomma, di un approfondimento su tutti i conti del tram. Bene. Noi rilanciamo questa cosa anche al commissario Zappalorto, siccome io l'ho dato in coppia al commissario Zappalorto quando l'ho visto ancora penso 6-7 mesi fa, quando ci aveva chiesto i pareri per la città metropolitana. Lui era rimasto sconvolto quando mi ha chiesto di che cifre stiamo parlando. Io gli ho detto, guardi, gli ho mostrato l'ultima pagina dell'esposto in cui la cifra per noi di potenziale danno erariale è di 31 milioni e 600 mila euro, quindi al netto dei 6 milioni di beneficio pubblico già versati da Benetton. Come si arriva a questi 31 milioni di euro? Noi abbiamo fatto i conti della serva, ma non più di tanto perché avevamo anche tutto un gruppo di tecnici che ci ha dato una mano, e abbiamo fatto le stime nuove, quindi stime basate tra l'altro su valori medi, non sui valori più bassi che ha considerato l'ufficio stime del comune, ok? Valori medi, cioè tra la forbice tra i 9.000 e i 18.000 euro abbiamo preso il valore medio, mentre invece il comune ha preso i 9.000 euro a base della stima. Ecco che loro sono arrivati ad un beneficio pubblico bassissimo di soli 6 milioni di euro, mentre per noi i conti erano tutt'altri da fare. Accanto a questo c'è da dire un'altra cosa, il comune ha ignorato bellamente tutta la normativa sugli standard pubblici che una nuova struttura commerciale come questa produce a beneficio dei cittadini, cioè per la vivibilità della città una struttura commerciale deve avere un tot metri quadri di parcheggio, un tot metri quadri di verde pubblico. Ovviamente
nei parcheggi del verde pubblico possono essere fatti in centro storico. La normativa prevede che ci possa essere una concertazione, un accordo con il privato che costruisce, proprio in situazioni di questo genere. E noi abbiamo fatto delle stime in base ai prezzi delle aree e in base a quello che succede a Piazzale Roma e Tronchetto, dove ci sono invece parcheggi più vicini ovviamente a qui. E anche questo è quantificato in circa 4 milioni e rotti di euro, più i 27 milioni di differenza di stima fanno appunto quei 31 milioni di cui ti parlavo prima. La cosa, faccio solo un accenno soltanto, che è una delle più grandi bestialità fatte dal Comune di Venezia in sede di stima. Voi forse vi ricordate tutti che il Comune ha autorizzato un rialzo del tetto. Ecco, per rialzare il tetto in pratica viene fuori un piano nuovo, 1200 metri quadri circa di commerciale. Bene. Di questi 1200 metri quadri non c'è proprio parola nella stima. Abbiamo però una soluzione. Primo, vincere le elezioni. Secondo, non appena avremo vinto le elezioni, costituiremo un pool anticorruzione dentro il comune. Ovviamente per non prendere le mele già marce per terra, le pescheremo dall'albero, quindi faremo un bando per attirare dei praticanti avvocati. Quindi una decina di praticanti avvocati che passeranno 6 mesi, un anno dentro il comune a studiare le principali operazioni patrimoniali urbanistiche e anche le vendite che sono state fatte, le alienazioni, e assieme appunto ovviamente alla documentazione tecnica gentilmente fornita dai tecnici, che questa volta non saranno reticenti visto che governeremo la città, e manderemo dei report ben documentati e precisi alla Corte dei Conti e eventualmente anche alla Procura. Questo si può fare, si può andare indietro di 5 anni, che sono i tempi della prescrizione, e quindi, come sta succedendo per Costa e amici, che dovranno rispondere per nuova via, noi auspichiamo che l'amministrazione Orsoni e i tecnici che hanno fatto certe bestialità rispondano per cose come questa. Fonte con dei tedeschi, piuttosto che Pilsen, Cacornet della Regina, la Misericordia, la Scuola Grande della Misericordia. Ce ne sono tantissime di operazioni da approfondire. Questo atto qua, che è stato scritto a quattro mani da me e da un architetto, è costato quasi un 2 mesi di lavoro, ovviamente tempo libero. E quindi io penso che un pool che si dedichi solo a quello può fare molta luce su tantissime operazioni. E questo vuol dire recuperare anche molte somme, che ovviamente arriveranno con i tempi insomma lunghi dei processi della Corte dei Conti, però potrebbero arrivare soldi in più nelle casse comunali dopo. Ultima nota di colore, l'uso dei bagni. Voi potrete tutti usufruire dei servizi pubblici, 200 metri quadri di toilette dentro il Fontego dei Tedeschi, non perché è un centro commerciale, ma per gentile concessione di Orsoni. Cioè, il beneficio pubblico all'interno della convenzione è l'uso dei bagni. Penso che nel giro di... non mi ricordo la data, ma penso che 1 o 2 anni dovrebbero finire. E la cosa un po' incredibile è che Louis Vuitton, che ha preso già il contratto, pare che il prezzo di affitto sarà attorno ai 100 milioni di euro e presumibilmente non sarà oltre gli 8-10 anni il contratto. Quindi vediamo bene che Benetton nel giro di 10 anni si è già rifatto del prezzo di acquisto, del beneficio pubblico, l'elemosina che ha fatto al comune e dei lavori di restauro.
e gli resta un palazzo. Quasi 9.500 metri quadri di commerciale, questa vabbè è superficie lorda, ovviamente quella netta un po' ridotta, ma insomma. E loro hanno usato i valori più bassi, questa è la cosa allucinante, cioè anziché fare l'interesse pubblico e quindi dire ragionevolmente usiamo i valori medi, visto che nella forbice, no, della zona potrei presumibilmente, non dico ma a spanne così anche da perfetto ignorante, da mestrino, potrei dire siamo ai piedi di Rialto, presumibilmente usiamo, non dico i valori più alti, usiamo quelli medi, no. I tecnici comunali hanno usato quelli più bassi, con l'assessore Maggioni, ricordiamolo sempre, l'assessore Maggioni che ha condotto le trattative e ha seguito l'operazione. L'assessore era ai lavori pubblici ma ha seguito, e anche al patrimonio, ha seguito lui la cosa. Abbiamo finito e adesso ce ne andiamo tutti in piazza, in Campo Santa Margherita. No, a Caffarsetti non ci andiamo, ci andremo grazie a voi il 16 di giugno. Grazie. Promettono qualsiasi cosa pur di riuscire a riconquistare un posto, un seggio, una poltrona, una situazione ideale dove potessi di nuovo insediare e trattenere vicino a loro quelli che sono i privilegi, quelli che sono una situazione di favore che li ha tolti dalla società reale. Li ha tolti dalla società reale e per questo, togliendosi dalla società reale, loro non ci vogliono tornare perché sanno cosa hanno lasciato dietro di loro. E qui partiamo dal concetto fondamentale, il concetto dei due mandati magari. Cosa voglio dire due mandati? Vuol dire esattamente questo, vuol dire che io faccio un servizio civile, faccio un servizio volontario, entro nelle istituzioni, porto qualcosa di migliore, di positivo e poi torno da dove sono venuto e se avrò lavorato male, sarò io per primo. Sarò io per primo a dover pagare le conseguenze di quel mio cattivo lavoro. L'antenna. Allora, partiamo da questo, partiamo dalla normalizzazione della politica. Facciamo tornare la persona al centro, non sono più le istituzioni, i soldi, il potere, i privilegi a cui i cittadini si devono adattare, si devono abituare. È esattamente il contrario, ovvero la persona è al centro e le tasse che paga, i soldi che versa, creano quelle istituzioni e quindi creano quei posti che non sono nient'altro funzionali, sono funzionali al fatto che lui possa vivere meglio all'interno della società, che possa avere quei servizi. E invece, come abbiamo visto, si è ribaltato questo concetto, è diventato ormai che è diventata una fonte di reddito, è diventato il privato che entra dappertutto, il privato che è entrato nella sanità, che ha creato il project financing, che ormai imperversa ovunque. Ma perché? Perché fonte di guadagno, un'enorme fonte di guadagno. Il consorzio Venezia Nuova ne è l'esempio assoluto, totale, dato senza gara d'appalto, è stato deciso chi doveva farne, come, in che modo. È finita. È un modello che c'è stato, è inutile negarcelo, ma è finita. È finita perché oggi si parla di cose impensabili. Chi di voi, almeno io parlo per me, chi di voi prima di 4-5 anni fa aveva mai sentito parlare di vitalizi? Aveva mai sentito parlare di sprechi della politica, di pensioni d'oro? Si sapeva che succedevano delle cose all'interno di palazzi dove c'erano delle persone che vivevano molto bene, che erano incontattabili, dove non esisteva nessun tipo di rapporto umano con queste persone. Delle entità astratte, che, come delle leggende, che vivevano in un mondo a sé, a parte. È già cambiato il mondo, in due anni, pensabili, adesso li vediamo, sono obbligati a rincorrerci, parlano anche loro di due mandati, parlano anche loro di costi della politica, parlano anche loro di ridursi, adesso li vediamo, sono obbligati a rincorrerci, parlano anche loro di due mandati, parlano anche loro di costi della politica, parlano anche loro di ridursi gli stipendi, di rinunciare ai vitalizi, ma poi li vediamo, quando li mettiamo alle prove dei fatti, cosa è successo? Vi ricordate? Sentito dire? Vi ricordate? Perché ancora sono solo chiacchiere e diapositive. Sono chiacchiere e diapositive che ogni singolo giorno, tutti belli, imbellettati, vanno davanti alle telecamere, fanno le loro conferenze stampa, iniziano a raccontarti che salveranno il mondo, che faranno una riforma al mese, che nei primi 100 giorni loro cambieranno tutto quello che non hanno fatto prima, ma non importa se ho governato 20 anni, perché questa volta ho la risorsa giusta, ho l'idea giusta, questa volta ce l'ho avuta, credimi, votami ancora, di nuovo, che questa è la volta giusta.
che così posso di nuovo mantenere le persone nel posto giusto. Ma questa volta non ruberanno più, ci hanno ripensato, sono diventati buoni questa volta. E io non ci credo. Io non ci credo più. Io non ci credo più, io non credo alla politica, non credo a queste persone, non credo più alla delega, io non credo più a niente di tutto ciò. Ed è per quello che sono qua oggi qua con voi e mi fa piacere vedervi in faccia, guardare, perché siamo una comunità, è una comunità che si sta alzando, che si sta rialzando e sta rientrando in possesso di quello che è suo, di quello che è nostro. Perché queste persone, al di là della politica, al di là delle idee, su cui possiamo discutere anni, possiamo stare degli anni a discutere ed è giusto discuterne, bisogna cambiare le persone, perché se non cambi le persone non cambierai mai la politica, non cambierai mai le idee. Potranno raccontarti quello che vogliono, ma nel mondo sono le persone che cambiano le cose. E io quello che vi dico oggi è che ognuno di noi non sarà né Jacopo né gli altri candidati, non sarà nessuno a risollevare le sorti di Venezia, del Veneto. Saremo tutti noi, tutti uniti come una comunità, dove ognuno farà il suo pezzettino, dove ognuno ogni giorno dovrà imparare a fare il suo pezzettino, a diventare più rispettoso dell'ambiente, a imparare a capire che bisogna tornare protagonisti noi della nostra vita, della nostra città. Ho qui Davide, che mi fa molto piacere perché si sta impegnando lui in prima persona, ma oggi c'è Jacopo, c'è Davide, ma domani ci sarà qualcun altro, io domani spero di vedere voi al posto mio qua. Spero di vedere delle facce nuove, delle facce diverse, spero di vedere persone che cambiano, perché non ci si può più fidare della delega. Il Movimento 5 Stelle non è nient'altro per la città di Venezia, per la Regione Veneto, per il Parlamento. È un gruppo di persone che funge da rompighiaccio, è un rompighiaccio, c'è un'incrostazione, un'enorme incrostazione che si è venuta a creare intorno alle istituzioni ed è stato il meccanismo difensivo per l'impenetrabilità da parte dei cittadini all'interno delle istituzioni. Fanno di tutto per non farci più decidere, dicono che tolgono le province ma in verità le tengono, però non sono più elettive, così tu non decidi più niente e non ti accorgi che ci sono, intanto decido io però. Dicono che vanno all'abolizione del Senato ma non aboliscono il Senato, mettono dentro i consiglieri regionali, però i consiglieri regionali, facendo così, che parentesi, i consiglieri regionali sono la classe politica con più condannati in assoluto d'Italia, così anche i consiglieri regionali avranno finalmente l'indennità, articolo 68 primo comma, l'impunibilità, ecco, l'immunità, non mi veniva la parola, grazie, avranno l'immunità parlamentare. Questo è sempre un meccanismo per allontanare il più possibile le persone. Ci mettono il 31 di maggio, ma io dico, ma il 31 di maggio metti le elezioni? Lo fai apposta, quel ponte più lungo dell'anno, cerchi di non portare le persone, cerchi di allontanare la rappresentanza. E questo perché? Perché quello che dicevamo prima. Perché invece c'è un meccanismo contrario, impazzito, una rotella che gira al contrario, che si chiama Movimento 5 Stelle, che entra all'interno delle istituzioni, rompe questi meccanismi, fa da rompighiaccio e porta le persone all'interno. Chiamarsi portavoce non è un vezzo, non è un vezzo stilistico di dire mi chiamo portavoce, perché è la vera essenza di una rivoluzione culturale dove dice che ci sono delle persone che entrano all'interno delle istituzioni, del comune, della regione, speriamo, del Parlamento dove sono già, e non fanno nient'altro che essere dei tramite con le persone, con i cittadini, con le categorie di interesse. Io vengo da molti incontri, faccio degli esempi. Ho parlato con ultimamente, ieri era con i veterinari, con i psichiatri, con molti medici. Cosa succede? Non sono più ascoltati, non hanno nemmeno più i tavoli di concertazione per poter entrare all'interno delle istituzioni, per poter essere un riferimento. Allora io dico, cosa rimane delle istituzioni? Cosa rimane della democrazia? Cosa rimane della volontà dei cittadini? Niente. Ed è questa la situazione attuale. La situazione attuale che poi porta, ovviamente, lo dice il presidente della Corte d'Appello di Venezia, al più grande problema in assoluto del nostro tempo, ovvero la corruzione. Sappiamo che in questo momento, leggevo nel Corriere del Veneto, nell'ultimo anno, nel 2014, è aumentata del 294%, sono aumentati del 294% i reati di corruzione, cioè del 300% in un anno.
E allora questo meccanismo impazzito, che si chiama Movimento 5 Stelle, ha iniziato a entrare, ha iniziato a scavare, ha iniziato a rompere le scatole. Allora voi sentite le intercettazioni di quelli di Mafia Capitale che dicono: è arrivato Grillo, adesso è finita. E allora li sentite, mi ha raccontato una cosa divertentissima, era una conferenza con Luigi Di Maio, che raccontava che l'ha fermato un poliziotto e gli ha detto: guardi onorevole Di Maio, tutto avrei pensato, ma non avrei mai pensato di sentirmi tra le bestemmie degli intercettati e dei condannati. E questa è la più grande e incredibile, forse, se volete, soddisfazione, perché poi arrivano gli esposti contro Incalza, il grande Rais delle grandi opere, il gran visir degli appalti in Italia. E cosa succede? Succede che una forza di opposizione inizia a bussare, a scavare, a toccare questi meccanismi, e la Procura di Firenze se ne accorge, la Procura di Firenze inizia a indagare, e negli atti della Procura di Firenze scopriamo che grazie al nostro lavoro è stato portato alla luce e si è dovuto dimettere questa persona che ora è indagata. E sappiamo che sta succedendo la stessa cosa nella Piedemontana Veneta, conoscete anche voi, una situazione, una strada che è stata commissariata da Berlusconi, che è un condannato, è stata messa in opera da Galan, che ha gli arresti domiciliari, il commissario è Vernizzi, che è indagato per turbativa d'asta, e il direttore dei lavori è Perotti, che è stato condannato all'interno dell'ambito MOSE. Io direi che, dai, italianamente parlando, è perfetto come appalto, come struttura, cioè questo è il paradigma della gestione degli appalti in Italia, è il paradigma della gestione degli appalti in Italia. Un'opera che infatti è partita a costare 1,8 miliardi, adesso pare che costi 2,3 miliardi, le previsioni sono di 2,8 miliardi. E poi sapete cosa c'è? Poi parliamo dell'edilizia scolastica e vi dicono: ma non ci sono i soldi, mi dispiace, non possiamo, più di 400 milioni di euro non possiamo metterli nel DEF, forse li toglieremo anche, mi dispiace. Però da un giorno all'altro ci sono questi soldi per aumentare la Pedemontana, lo vediamo. Ci sono i 5 miliardi di euro per fare 54 chilometri del TAV tra Vicenza e Verona. Quelli ci sono sempre. Allora i problemi sono questi, i problemi sono che conviene avere, lo vediamo, conviene avere le grandi navi in laguna, perché serve a loro, non serve alla cittadinanza. E allora noi dobbiamo partire prima di tutto da quello che serve a noi, a quello che serve come persone. Noi dobbiamo contrastare questi meccanismi, allora prendere quei 5 miliardi di euro che ci sono, perché ci sono e lo vediamo nel DEF, ci sono quei 5 miliardi di euro da investire in Veneto, e andare a pensarli in un modo diverso, andare a pensare di ridistribuire e gestire in maniera diversa. Sono di 5 miliardi, allora posto che costruire un'opera che va a distruggere il territorio, va irrimediabilmente a far perdere, vi faccio un esempio, 300 ettari di Lugana, un'eccellenza mondiale, un qualcosa che ci rende grandi nel mondo, invece no, noi facciamo una bella colata di cemento, ci mettiamo 5 minuti in meno tra Verona e Vicenza. E sapete cosa mi hanno risposto a una conferenza di Confindustria? Perché ve lo giuro, mi hanno risposto così, loro mi hanno fatto una domanda, vi racconto questa cosa, mi hanno fatto una domanda con la risposta incapsulata, cioè mi hanno detto: in scala 0-10, tra 9 e 10, secondo te quanto bella è la TAV? E io ho detto: ma guardate, secondo me, faccio una citazione fantoziana, per me la TAV è una pazzesca, grazie. Io vi giuro, ho visto degli occhi palluti, quasi gente che si capottava nelle prime due file. E gli ho spiegato, però, ho detto: adesso lasciatemi argomentare, però, al di là della protesta. Io vi spiego che con 3 miliardi di euro io creo una rete capillare di trasporti di ferrovia leggera che va a creare una zona sovrautilizzata dal punto di vista turistico, come Venezia, che in questo momento è congestionata di turisti, inizia a distribuire questi turisti in zone sottoutilizzate. Questo è turismo sostenibile, in zone per esempio come la Riviera del Brenta, in zone come il Delta del Po, che li porto nel Bellunese. Abbiamo 5 patrimoni dell'UNESCO in Veneto, abbiamo 5 patrimoni dell'UNESCO, non riusciamo a spostare velocemente, però sapete, gli ho detto, con i 2 miliardi restanti io faccio l'alta velocità, ma l'alta velocità delle idee, delle informazioni, quella del futuro, si chiama banda larga. Io guardo avanti, propongo un progetto che avanti 15, 20, 30 anni, non un progetto del 1991 che l'Europa ha abbandonato, e appunto si chiama TAV. Allora questa è la direzione che guarda un turismo sostenibile.
dopo aver spiegato questo, mi hanno guardato e mi hanno detto: ma lei sa che se ci fosse il TAV, magari, no, ve lo giuro, non è una battuta, magari, e ci si mettesse da Milano a Verona 45 minuti, magari qualche manager in più potrebbe venire a lavorare a Verona. Allora io, le cose sono due: o ti alzi e gli dai una testata, perché se il ragionamento è questo, che spendo 5 miliardi di euro per qualche manager in più che forse verrà a lavorare a Verona, oppure con la metà dei soldi faccio spostare il 50% dei veneti che sono pendolari e si devono muovere almeno a mezz'ora di strada ogni mattina per andare a lavorare. Cioè, io non ho dubbi, ma solo qua, però è una questione di intelligenza, è una questione di ragionamento. Noi ci fermiamo, pensiamo e dici: cosa mi è più utile? Mi compro la Ferrari per muovermi tra il salotto e la cucina, perché non riesco nemmeno a raggiungere la velocità col TAV da una città all'altra, oppure appunto do da mangiare prima ai figli, penso alla famiglia. È il ragionamento del buon padre di famiglia, niente di più, niente di meno. E qui torniamo al discorso della banda larga. Oggi tutto il mondo è connesso, siamo tutti connessi, dobbiamo comunicare con il mondo, dobbiamo vendere le nostre eccellenze, le biodiversità che abbiamo, dobbiamo tutelarle, dobbiamo creare queste tutele dove stiamo molto lavorando e dobbiamo riuscire a esportarle in tutto il mondo come si fa oggi, essendo connesse. Se la gente continua a votare queste persone sono legittimate di poter fare queste leggi. Allora oggi siamo qui perché è una lotta non più di legalità, è una lotta di giustizia per riuscire a riportare la normalità all'interno dei palazzi, per far capire alle persone e che cos'è giusto a differenza di ciò che è legale. La nostra lotta quindi sarà ogni giorno più aspra, ogni giorno più dura, per portare di nuovo questa giustizia sociale all'interno delle istituzioni. Ci siamo in tanti, siamo sempre di più, perché le persone iniziano sempre di più a svegliarsi, a guardarsi attorno, a informarsi e a capire che c'è un'alternativa, e questa alternativa si chiama Movimento 5 Stelle. Grazie mille a tutti voi. Molti, allora io volevo solo entrare in merito uno dei temi, se vedete sono dei piccoli foglietti anche in grandi manifesti con i 5 temi per le 5 stelle che vogliamo affrontare oggi. Io affronterò uno di questi temi che compete per quanto riguarda il governo dei flussi turistici e la questione delle grandi navi. Sulle grandi navi non credo ci sia molto da dire, nel senso che emerge un modello di turismo massificato dove le grandi navi, grandi come grattacieli, entrano dentro la città. Questo è veramente un paradosso che sia ancora in questo modo. Vorrei precisare invece il tema per quanto riguarda il turismo, perché è un pochino più sottile. Spesso si parla di turismo, ci sono convegni, ci sono incontri, allora io non trovo l'anima, non c'è, in qualche modo si parla di numeri, si parla di economia, di presenze, quanti milioni di turisti, sono 20 o sono 40, come dice qualcuno a Venezia, sono 16 nel Veneto, però sono numeri, parliamo di economia, d'accordo, è importante. Quello che forse non emerge è un disegno, perché come ogni industria, perché il turismo è un'industria, bisogna dargli una visione strategica. Questa al momento non emerge, emerge solo un modello massificato, e fatemi fare un confronto. Grandi navi piene di migliaia di turisti che invadono il centro storico in brevissimi momenti, in qualche modo consumandolo sul territorio e lasciando un pochino poco alla città, somiglia al modello della chimica di massa che produce centinaia di migliaia di tonnellate di prodotti chimici a basso valore aggiunto, oppure somiglia alle produzioni manifatturiere a volume dove si guadagna poco e poche competenze sono necessarie. È chiaro che Venezia in particolare, stante la sua unicità e originalità, e l'intero Veneto hanno bisogno in realtà di una visione più di qualità, una visione con l'anima, quindi bisogna pensarla. Dovremmo puntare su caratteristiche più specifiche, non puntare sui numeri. Invece al momento, ve lo dico, abbiamo puntato solo sui numeri. In questo modo degradiamo, perché è noto che l'industria turistica consuma i territori con volumi di questo tipo assolutamente molto in fretta. Praticamente i costi ricadono sulla collettività e i guadagni, va detto, non del tutto distribuiti equamente. Quindi è un modello che non funziona. Richiamo anch'io il digitale, l'ha richiamato Jacopo Berti, ed è importante. E come mai noi non dominiamo le piattaforme relative al turismo? Cito Booking.com, TripAdvisor, adesso
hanno scoperto un pochino tardi i nostri esercenti che esistono queste piattaforme e che in qualche modo dominano, quindi ci sentiamo ricattati, quindi l'esercente scopre che il TripAdvisor deve farsi vedere in un certo modo, ma sono piattaforme dominate da altri paesi. Strano che il paese che ha in qualche modo i numeri più grandi a livello europeo, non siamo il primo ma siamo il terzo, il secondo, il quinto a seconda delle classifiche Eurostat, non abbia una strategia che non sia un semplice portale del turismo ma sia qualcosa di più articolato, quello che ci aspetteremo da una realtà come la nostra. Ecco, io dico dobbiamo recuperare un turismo di qualità, dobbiamo gestire i flussi, dobbiamo canalizzarli, perché Venezia è un polo di attrazione e magari potrebbe essere il centro in qualche modo che fa arrivare il turista in tutto il Veneto, non solamente a Venezia, che non può reggere milioni di turisti da sola, magari un turismo mordi e fuggi, ma ha bisogno di... Io vi faccio l'esempio, sono di formazione un fisico, lavoro nell'informatica, c'è anche il turismo congressuale, ci sono delle opportunità notevoli, ci possono essere i congressi che accolgono migliaia di medici in un colpo, e tutti verrebbero volentieri a Venezia, che non vuol dire in centro storico, vuol dire in qualche spazio attrezzato nella terraferma collegato con Venezia, in modo che magari la sera si possa andare a diciamo visitare la città, cose di questo tipo. Ma è solo uno dei tantissimi esempi, perché ci sono modalità poi di turismo sostenibile. Allora, nel Trevigiano sono più sviluppate come idee quella del giro ciclabile, ce ne sono tantissime. Quello che dovremmo fare è approfondirle e governarle di nuovo. Una strategia industriale è stata assente in questi anni per quanto riguarda, sappiamo, la chimica, e si è visto, ed è stata assente, fatemi dire, anche per quanto riguarda il turismo. Bisogna assolutamente riprendere il compito vero della politica, che è progettare e pianificare in pieno accordo con le comunità, quindi non sopra ma con. Ecco, io interrompo qui, non vorrei andare troppo lungo, grazie. Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Venezia. Buongiorno a tutti. Non credo. Sto calmo. No, penso che Jacopo sia... Tornerà dopo. Jacopo è andato a San Servolo, aveva un'associazione di famiglie con portatori di handicap e è andato lì, insomma. Quindi si scusa, poi tornerà dopo. Allora, io parto subito con una nota positiva. Ieri ero in visita all'Arsenale, mi ferma un funzionario del comune e mi dice: ah, stiamo approntando la parte sulla trasparenza del nuovo sito della fondazione, appunto, che si occuperà dell'Arsenale, quindi un nuovo ente. Tra l'altro non ho voluto infierire dicendo che, insomma, arriveremo tipo tsunami e inizieremo a tagliare tutta sta pletora di organismi, enti, istituzioni che, insomma, mi stanno costituendo aiosa, anche se siamo in default. E mi ha detto una cosa molto molto bella, insomma, mi ha fatto piacere personalmente, e adesso la riporto a tutto il gruppo. Ha detto: abbiamo lavorato molto per fare la sezione trasparenza a prova di scano. E questo perché con il nostro consigliere Placella, che adesso non lo vedo più ma prima c'era, noi abbiamo lavorato tantissimo sulla sezione trasparenza di comune e partecipate fondazioni. La trasparenza non è un optional, la trasparenza è importantissima e serve per fare un maggior fiato sul collo, come diceva Beppe, no? Noi entriamo nelle istituzioni per fare fiato sul collo. Bene. Se la trasparenza viene fatta bene in tutte le società partecipate, si scoprono tantissime cose. Io infatti faccio sempre la predica anche ai nostri attivisti interni del Movimento 5 Stelle: imparate a usare la sezione trasparenza, amministrazione trasparente del comune, ma anche di tutti gli altri enti pubblici, perché da lì si scoprono tantissime cose. Quindi, ad esempio, si può scoprire che nel casinò di Venezia c'è un direttore giochi che è assistito da sei assistenti alla direzione giochi, ok? Quindi abbiamo già sette persone, ma attenti bene, hanno preso un consulente per le slot machine.
162.000 euro, più casa più macchina, ok? Questa è soltanto una goccia nel mare, una goccia nel mare. E poi ci vengono a raccontare, perché vengono a raccontare nei giornali e nelle TV, che l'amministrazione è caduta su una buccia di banana, sul finanziamento illecito a Orsoni da parte delle imprese del Consorzio Venezia Nuova. Orsoni non è andato di sua spontanea volontà a battere cassa. Orsoni è stato spinto da alcuni grandi parlamentari del PD locale. Ovviamente Orsoni poi li ha coperti, ma sono stati loro a mandare Orsoni a dire: vai, vai pure, vai, bussa alla porta, vedrai che ti apriranno, ti daranno delle buste per finanziare la campagna elettorale. Questo è successo. Adesso non sono più indagati, sono stati scarcerati, prosciolti, no? Anzi, non è neppure stata avviata l'indagine. Ma questo è quello che è successo. Orsoni, avvocato da 600.000 euro all'anno, non aveva alcun bisogno di andare a battere cassa dalle imprese del Consorzio Venezia Nuova. Cioè, stiamo parlando di cosa stiamo parlando? Cioè, sono stati i parlamentari del PD a dire: ah, vai a chiedere soldi per la campagna elettorale. Perché comunque, come è stato detto anche nelle intercettazioni delle varie imprese del Consorzio Venezia Nuova, le imprese hanno finanziato tutte le campagne elettorali degli ultimi 10 anni, quindi hanno finanziato banalmente anche Cacciari, hanno finanziato anche la campagna elettorale di Cacciari del 2005, oltre che quella del 2010, quindi Costa e Cacciari. Ecco, e comunque non parliamo delle miserie del PD, perché insomma non mi sembra neanche il caso di infierire. Iniziamo ad ignorarli e vedrete che dal 16 giugno scompariranno dal 16 giugno. Perché dal 16? Perché il 30 maggio si vota. 31, scusate, il 31 maggio si vota. Il Movimento 5 Stelle può e deve arrivare al ballottaggio. Al ballottaggio ci arriviamo, ci attiriamo i voti di tutti senza contrattare nulla con gli altri, nessun apparentamento, ma semplicemente sulla forza delle idee. E arriviamo al ballottaggio, ci prendiamo i voti di tutti gli scontenti e vinciamo le elezioni. Questo è il programma. Questo, io lo dico sempre, non è un sogno, no, non stiamo dicendo... Si può fare, con un solo consigliere comunale abbiamo fatto cose incredibili in questi 4 anni, veramente incredibili. Abbiamo fermato la fideiussione che volevano votare a favore di Brugnaro per la gestione della scuola grande della misericordia, gliela abbiamo fermata noi. Il centrodestra ha fatto finta di niente, il centrodestra che adesso si presenta sotto le mentite spoglie di Brugnaro, perché voi dovete sapere che dietro il fucsia, dietro il colore fucsia, voi trovate Bergamo, Boraso, Campa, Zuin, ok? Questi trovate dietro Brugnaro. Insomma, la peggiore specie di forzisti, la peggiore specie di forzisti sono, e di democristiani, Bergamo, NCD, Dalla Tor, sono tutti lì. Questo nasconde il colore fucsia, quindi diffidate dal colore fucsia. E poi, anche perché insomma, uno che arriva alla prima conferenza stampa per la presentazione della sua candidatura e non fa altro che dire: ah, che quanto bravo è stato Cacciari a governare, insomma, vuol dire che più di tanto non ha capito niente della città. Insomma, Cacciari, ve lo ricordo, l'ho detto prima, davanti a Calatrava, si è venduto il ponte di Calatrava ai cittadini nel 97, anzi scusate, nel 96 ancora, ha detto: non vi preoccupate, il ponte chiavi in mano ci costerà 5 miliardi di lire, cioè 2 milioni e mezzo di euro. Bene, siamo arrivati a 11 milioni di euro di costo, più 2 milioni per l'ovovia, più, che non lo dice mai nessuno, lo ricordo io, 10 milioni di riserve iscritte a bilancio, diciamo iscritte sui lavori,
e per le quali la Cignoni, la ditta costruttrice, ha fatto causa al comune. Con le riserve, ve lo dico, insomma, che io faccio anche l'avvocato di lavoro, funziona così, che il giudice di solito, anche magari non riconoscono tutto, ma qualcosa gli verrà riconosciuto alla Cignoni. Quindi potenzialmente arriveremo a 15-16 milioni di costo del ponte di Calatrava. Ok? Questi sono i costi dei nostri amministratori e poi io vengo fermato dalla gente e la gente mi dice ma tu sei troppo giovane, cosa vuoi fare? Siete inesperti, non sapete fare. Bene, e il grande filosofo è esperto. Il grande filosofo non sa fare i conti della serva, come non li sapeva fare Orsoni. Orsoni aveva, ve lo dico perché, cioè, queste sono le cose che andremo a snidare e a combattere se saremo all'opposizione, ma che andremo a governare se saremo maggioranza, e io credo che saremo maggioranza di governo domani. E quindi, ad esempio, voi non mi troverete con uno staff da 400.000 euro all'anno alle mie spalle, no. Orsoni ce lo aveva. Orsoni aveva due segretarie, un capo di gabinetto da 100.000 euro, un portavoce, un giornalista che lo seguiva dappertutto, 80.000 euro. Bene, il sindaco del Movimento 5 Stelle e anche tutti gli assessori del Movimento 5 Stelle attingeranno per lo staff dalle risorse umane già presenti. Il comune ha 3.200 dipendenti, e quindi riusciremo a trovare anche delle persone che potranno auspicabilmente, plausibilmente fungere da segreteria? Io credo proprio di sì. Riusciremo a trovare qualcuno che sappia parlare fluentemente inglese, francese, tedesco? Penso di sì. Eventualmente faremo una consulenza ad hoc per un giorno. Bene, Orsoni invece ovviamente voleva strafare. Che cosa ha fatto? Ha preso un consulente esterno, il consulente diplomatico. E voi vi chiederete, ma non mi pare che Venezia sia uno stato a sé che ha bisogno di un consulente diplomatico? Invece noi ce l'avevamo. Era un ambasciatore in pensione, il dottor Armellini, 60.000 euro all'anno più 30.000 di rimborso spese, ok? Era uno di quelli che prendeva anche le barche blu di straforo, perché non ne aveva neppure il diritto ma le usava lo stesso. Ecco, questa è un'altra cosa che abbiamo fatto. Il Movimento 5 Stelle con un solo consigliere, lo ripeto, perché ognuno deve essere testimone del Movimento 5 Stelle, ognuno deve farsi carico di convincere amici, parenti, genitori, zie, nonni, soprattutto gli over 60, su cui noi riusciamo poco a incidere. E ognuno può essere testimone e testimoniare che sostanzialmente siamo persone comunissime, persone oneste. Abbiamo mandato a Beppe i nostri certificati penali e carico pendenti per far vedere che appunto non ne abbiamo, insomma, e che siamo quindi persone che amministreranno la cosa pubblica secondo appunto quello che diceva anche Jacopo, il buon padre, la diligenza del buon padre di famiglia. Non è uno slogan, si può fare benissimo. Noi siamo in default, come vi dicevo prima, ci hanno raccontato che il sindaco, appunto l'amministrazione è caduta per la questione del consorzio Venezia Nuova, e che la questione del consorzio Venezia Nuova non ha nulla a che fare con la sanissima amministrazione comunale. Bene, diamo due numeri, io ve ne ho dati già tanti, immagino che di avervi forse ubriacato di numeri, però ve ne do uno che è importantissimo. Abbiamo quasi 1,5 miliardi di mutui e debiti, 1,5 miliardi tra comune e partecipate, ok? Questa è la sana amministrazione del centro-sinistra, sana amministrazione, 1,5 miliardi di mutui, di cui 200 milioni di derivati, ok? Quei titoli salsiccia, no? Quei titoli un po' spazzatura, ecco, l'amministrazione Costa al tempo, quindi al di fuori della crisi economica, cioè eravamo nei primi anni 2000, non c'era la crisi economica, avevamo i soldi del casinò, avevamo i soldi di legge speciale, ma Costa, un genio, anche lui, un altro genio, assieme a Orsoni, era assessore al patrimonio, Corsini, assessore al bilancio, hanno comprato i derivati.
E adesso nel 2014-2015 si sono svegliati a dire: beh, forse dovremmo fare la causa alla banca, perché si sono accorti di aver preso un pacco. Questa è la buona amministrazione. Loro, questa è l'amministrazione loro. Noi vogliamo porre il freno a tutto questo, vogliamo porre sinceramente un freno alle consulenze. Abbiamo già detto che useremo le risorse interne, vogliamo valorizzare il personale che c'è, non vogliamo mandare via nessuno. Molte persone spesso sono intimorite da questa cosa che io racconto, appunto, del personale, della macchina comunale e delle partecipate, che è elefantiaca. Noi non vogliamo mandare via nessuno, però occorre riorganizzare, occorre veramente riorganizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, i regolamenti, sono tantissimi i regolamenti. Vi faccio un esempio molto banale che ho già detto ai trasportatori merci e anche ai piloti della CTV. Se i piloti della CTV, dei vaporetti, e i trasportatori merci mi dicono che sul Canal Grande loro gradirebbero, per avere maggior sicurezza, non per un vezzo, ma per avere maggior sicurezza nel trasporto delle persone e nel trasporto di merci, vorrebbero che si togliessero più possibile pontili e gli ormeggi con le barche private. Bene, io dico, se già due categorie importanti di quelli che usano il Canal Grande mi chiedono questa cosa, io vi dico, da domani si fa, cioè nel giro di un mese, da quando ci sarà l'amministrazione 5 Stelle, si iniziano i provvedimenti di revoca delle concessioni, dei pontili. No, e poi ovviamente si troveranno nuovi posti, faremo delle darsene alle fondamenta nuove, faremo delle darsene a Sant'Andrea o alla Certosa e si creeranno dei posti nuovi barca per i veneziani. Ma non è possibile che ci siano i piloti che rischiano la vita, perché rischiano penalmente per il trasporto delle persone nei vaporetti. Ok? Ci vuole sicurezza. Lo stesso vale per il trasporto merci. Ecco, questo è soltanto un esempio banalissimo di quello che si può fare con un minimo di buon senso, un minimo di ascolto, perché io, vedete, vado in giro con gli altri che sono candidati al Consiglio Comunale, con i ragazzi, e noi andiamo in giro col block notex o con il cellulare e prendiamo nota di quello che non sappiamo. Oppure gli diciamo, mandami una mail che mi studio questa cosa. Questo è il metodo giusto, questo è il metodo giusto. Non contrattiamo sedie, ma vi chiediamo semplicemente di istruirci. Se non sappiamo, istruiteci e poi troveremo la soluzione che vada bene a voi, di compromesso con le altre associazioni, categorie e di cittadini che usufruiscono della città e che vivono in città. Questo occorre far capire a tutti, io spero di farlo capire nei vari incontri che faccio con le categorie. Non si chiedono sacrifici e non si promettono neppure prebende, ma sono entrambe le cose. Cioè, io magari ti chiedo di fare un piccolo passo indietro da una parte, è probabile che con le semplificazioni e con una più snella macchina comunale ne avrai dei benefici da un'altra parte. Ho detto ad esempio, e qui chiudo, al trasporto merci, se facciamo banalmente una app per trasportare, una app per, da usare con gli smartphone, ormai quasi tutti abbiamo lo smartphone, una app che mi dica quanto è largo il canale, quanto sono alti i ponti, la segnaletica che è presente in quel canale, perché come sapete meglio di me, i veneziani sanno che la segnaletica sui rii non è né obbligatoria, non è neppure vincolante, perché magari è vecchia ed è stata superata da altre ordinanze. Bene, facciamo una benedetta app che mi dia tutte queste informazioni non appena mi muovo, quindi dico georeferenziale, costerà 200.000 euro, bene, vorrà dire che ho speso in un anno 200.000 euro, cioè metà di quello che spendeva Orsoni per il suo staff, e tutti potranno girare in barca avendo tutte le informazioni necessarie. Che cosa vuol dire? Vuol dire il dimezzamento, forse, o forse anche di più, delle multe che adesso vengono date. Non è un'innovazione? Sì, è un'innovazione. Cosa costa? 200.000 euro, forse? Bene. Anche i vigili avranno uno strumento in più per gestire il traffico acqueo. Queste sono piccolissime cose. E chiudo qui. Noi partiremo facendo le cose possibili, ok? Prima ancora quelle necessarie.
poi quelle possibili, inizieremo piano piano a fare quelle impossibili. Questo è il nostro motto, ok? E poi sceglieremo ovviamente una squadra di governo coi fiocchi, valutando i curricula sia per la giunta sia per le tante partecipate. Vi ringrazio. Bravo! Beatrice Spo, Ippolito, candidata portavoce del Movimento 5 Stelle per la Regione Veneto, ci parla di energie rinnovabili e inquinamento. Grazie Beatrice. Salve, buongiorno a tutti, e parlerò di energia rinnovabile. Energia come acqua è indispensabile, serve per scaldarci, per cucinare, per produrre, per spostarci. Nel Veneto abbiamo un piano energetico regionale, 500 pagine di bellissime analisi, di grafici, non c'è un programma esecutivo, non abbiamo un piano di attuazione, non ci sono capitoli di spesa, non c'è un'ipotesi progettuale. Eppure nel Veneto il nostro petrolio ce lo abbiamo nell'energia rinnovabile, abbiamo il sole, il vento, l'acqua, il calore nel sottosuolo, possiamo ricavare energia solare, fotovoltaica, eolica, geotermica, e le tecnologie ci sono già consolidate. Possiamo utilizzare la cogenerazione, la trigenerazione di calore e di elettricità, possiamo usare i sistemi di accumulo, possiamo usare le reti intelligenti, ci sono le infrastrutture di rete di distribuzione per assorbire le eccedenze, e invece no. E ci sono anche i soldi. Questa volta non ci dicono, ce lo chiede l'Europa, e invece l'Europa ce lo chiede e ci mette a disposizione dei fondi per investire nelle tecnologie di fonti di energia rinnovabile. C'è il programma LIFE, possiamo costruire le cosiddette GBE factory, sono trasformare le industrie in generatrici di energia rinnovabile e diffonderle ad altre industrie. Possiamo trasformare catene di alberghi e utilizzare impianti di energia rinnovabile che alimentano tutta una serie di alberghi. Possiamo metterci insieme come comunità e fare azionariati popolari per avere nei condomini impianti di energia rinnovabile, e invece no, tutto questo no, preferiscono trivellare l'Adriatico per poche gocce di petrolio e far spiaggiare i delfini e le balene, preferiscono sconvolgere, scavare le montagne bellissime che abbiamo per farci passare le condotte della terna. Quando Zaia l'ha sentito ha detto no, le montagne no, le nostre Dolomiti no. Poi gli hanno fatto dire, beh però se ce le mettete sottoterra allora non si vedono, ci va bene. E a me sono cascate le braccia, perché non è nascondendole. Noi in realtà, lo ripeto, qui abbiamo il petrolio perché abbiamo vento, sole, energia termica, ci abbiamo tutto, ci abbiamo persino i fondi europei per poter fare la nostra ricchezza e la sicurezza energetica e l'autonomia energetica. Invece no, perché dobbiamo chiamare, come è già stato detto, le aziende, dobbiamo chiamare le grandi società di ricerca del petrolio, dobbiamo dire sì alla terna, dobbiamo dire sì all'ENI
dobbiamo accettare che venga riconvertita la raffineria in bioraffineria per andare a comprare le palme da olio dai paesi africani, dai paesi asiatici. Dobbiamo quindi inquinare per farci arrivare la palma da olio e produrre il biogas, produrre cioè il gas pulito, l'energia cosiddetta pulita. Basta con il biogas, è una menzogna. Dobbiamo liberarci da questi amministratori che non hanno mai fatto gli interessi dei cittadini, hanno soltanto cercato di favorire gli amici degli amici. Ci parlano, prendiamo l'ENI, la bioraffineria, ci hanno detto faremo biogas, ma intanto rimettono in funzione il cracking, rimettono in funzione la produzione di carbone, perché tanto costa meno. E come è stato detto, invece di smantellare gli inceneritori li continuiamo ad incentivare e ci fanno augurare che ci arrivi rifiuti da tutta Italia, perché tanto quegli impianti devono andare a tutto regime per essere competitivi. Basta con questa gente, dobbiamo liberarcene. Se noi vogliamo avere, se abbiamo a cuore l'energia pulita, se abbiamo a cuore un'aria pulita, un ambiente più sano, se vogliamo vivere meglio, dobbiamo dire basta e investire sulle persone nuove, su quelle con le facce pulite, con le facce oneste, per poter cambiare le cose, perché fin tanto che continuiamo a sostenere queste persone non andremo da nessuna parte. Grazie. Marco Genovese, grazie Marco. Salve a tutti, anzi saluto a tutti, visto che vi parlo di sanità. Sono anche un po' raffreddato, tra l'altro, quindi sono molto, molto nella parte. In effetti potrei anche raccontarvi qualche piccolo errore medico che ho subito, ma probabilmente vi tedierei, no? Giusto? Ecco. Però immagino che ognuno di noi ne sappia qualcosa, abbia vissuto sulla propria pelle. Soprattutto chiediamoci come mai tanti veneziani prendono e anziché operarsi qui all'ospedale civile vanno a Castelfranco, per esempio, no? Chi ce lo fa fare? Il turismo sanitario. Perché? Cosa è successo? Hanno cominciato a tagliare l'ospedale civile, l'hanno via via prosciugato di personale, di mezzi, fino a farlo diventare in civile. In questo modo loro cosa hanno fatto? Hanno fatto un risparmio, secondo loro, no? Sulla pelle nostra, perché poi lo subiamo sulla salute. Ecco, in realtà questo non è nemmeno un risparmio, cioè lo subiamo noi, in più non è nemmeno un risparmio. Perché? Perché le persone quando vengono curate male poi devono tornare dal medico, magari anche in privato, ma magari anche nel pubblico, e quindi poi anche il pubblico spende più soldi in realtà. Quando il personale viene ridotto troppo, quando si taglia troppo, si ottiene l'effetto contrario. Ecco, quindi noi prima cosa cercheremo, ove possibile, perché ci sono delle leggi che se no renderebbero difficile i tagli del governo, lo sappiamo, ma ove possibile tramite la regione noi vorremmo aumentare il personale anche nelle sedi cosiddette periferiche. Purtroppo Venezia sappiamo che ormai è diventata una sede periferica, milioni di turisti, siamo una periferia, no? Noi vogliamo rinforzare ove possibile il personale, vogliamo aumentare, migliorare il suo aggiornamento professionale. Ecco. Poi altra cosa, noi vorremmo evitare prima di tutto che le persone si ammalino, è così che casomai si riesce a risparmiare. Però bisogna investire per risparmiare, investire nella prevenzione. La prevenzione sono gli screening, no? Sapete, il più famoso il Pap test, quegli esami preventivi che erano fatti periodicamente, però
noi pensiamo addirittura a qualcosa che sta a monte, ovvero alla prevenzione primaria, finanziaria prevenzione primaria, cioè i corretti stili di vita, cioè l'alimentazione in moto, addirittura pensiamo a una palestra certificata, sarebbero delle palestre appositamente autorizzate dove si possono fare delle vere e proprie terapie preventive. No, quindi, ecco, altra fonte di spreco, la burocrazia. Si parla per esempio di ridurre le ULS, ma non è che sia così automatico che si risparmia. Invece è possibile risparmiare, certamente, tutte le pubbliche amministrazioni al giorno d'oggi è nella dematerializzazione, cioè nella digitalizzazione più possibile delle pratiche. Noi pensavamo per esempio a fare questo benedetto fascicolo sanitario elettronico. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che è capitato a una persona, tutto quello che una persona ha avuto a che fare nella sua vita con la sanità, gli interventi chirurgici, gli esami, i medicinali presi, i medicinali a cui è allergico, no? Vengono messi in un chip, no, con quello tu viaggi, perlomeno nel Veneto. La politica cosa fa? Due settimane fa prende 50 milioni dalla sanità, dal sociale, e li trasferisce in favori ad amici. È previsto di comprare il pulmino della squadra di calcio vicino a dove abita il consigliere, o restaurare la cupola della chiesa vicino a dove abita l'assessore. Queste cose qua combinano, però qualcos'altro combinano. Nominano i direttori generali delle ULS, sono dei manager, magari sono anche abbastanza bravi, però sappiamo che vengono scelti in base anche alla partenza politica. E poi questi, siccome sono stati scelti dalla politica, a cascata faranno la stessa cosa, nominano gli altri direttori in base alle varie correnti per accontentare tutti, poi anche i dirigenti, poi anche gli appalti, no. Tutto assegnato con questa base qua, perché quando il criterio parte sempre dall'alto, no? Quindi dall'alto bisogna cambiare. Noi pensiamo a questo sistema rendono trasparente tutto per curriculum, per concorsi, per bandi pubblici, e i cittadini devono avere la possibilità di visionare. Allora i cittadini poi devono anche poter partecipare, anche le associazioni di zona, i comuni, anche gli stessi comuni devono avere più potere. Nella conferenza delle URSS i comuni contano poco, ed è per questo che magari i comuni della nostra URSS si sono tenuti per oltre 10 anni un certo Antonio Padoan, che ha mandato allo sfacello la nostra URSS. Anche tutti assieme non potevano mandarlo via, no? Ma dovrebbero poter decidere anche il nostro canale, questo stream, su alcuni registri. Poi altra fonte di spreco sono i privati, no? L'aiuto che viene dato si scarica facilmente. Parlavamo prima degli appalti, quando un appalto viene dato a un privato e vediamo che i costi aumentano, è chiaro che facile funzione, no? Che senso ha fidarsi al privato se poi oltretutto perché solo che in Italia non fa bene. Ecco, però noi non vogliamo nemmeno una sanità americana dove chi è povero non ha l'assicurazione è costretto a non curarsi. Noi vogliamo una sanità che torni ad essere il più possibile pubblica, risparmiando laddove si può risparmiare, ovvero dove vi ho detto, dove vi ho appena spiegato. Ai privati però sono stati fatti dei favori anche nei peggiori. E ti racconto in breve una storia del 2007. Le cliniche private prendono più soldi quante più persone vogliono. Ecco, quella volta nel 2007 lo Stato ha imposto il tetto di ricovero. Allora cosa si sono inventati qui in Veneto? Di premiare le cliniche private che ricoveravano di meno. Capite quanto è assurdo? Cioè, lo Stato voleva far risparmiare. Mentre invece succede che le cliniche private ricoverano di meno ma spendi di più. Un sistema assurdo, perverso, solo per fare dei favori a queste persone qua, che altro motivo c'è, no? Ecco, sapete chi ha combinato questa bella pensata? Governava Galan, però Galan quel giorno non c'era, attenzione, chi è che c'era? C'era il suo vice che si chiama Zaia, no, quello che dice, ah io voglio cambiare quello che faceva Galan, io lo voglio
cambiare, ah Galano ha sbagliato tutto, adesso sono arrivato io. No, c'era lui c'era, non è l'uomo. Okay. E chi c'era con Zaia? C'era l'assessore alla sanità di allora che si chiama Flavio Tosi, altro nuovo che avanza, no? Ecco, questi sono tutti nuovi che avanzano, speriamo che avanzi, proprio che avanzi la proprio. E ecco, questi hanno combinato questi guai che sono stati centinaia di milioni, centinaia di milioni. Anche gli errori medici di cui parlavo prima potrebbero valere mezzo miliardo di euro all'anno, solo quel fattore lì. Altro favore privati, il project financing, ne accennava prima anche gli altri. Cosa vuol dire? Banalmente viene spiegato alle persone che project financing significa che paga il privato. Sembra quasi un regalo, una cosa bella, deve essere un privato anche molto, molto generoso, perché si costruisce l'ospedale dell'Angelo, no? Attenzione, l'ospedale dell'Angelo, il privato ci ha messo solo metà della cifra, circa 120 milioni. Non erano nemmeno soldi suoi, si è fatto fare il prestito, come dire, potevano farlo anche uno di noi, ma c'era quello che era la banca, quindi l'ospedale dell'Angelo. Gli diamo 70 milioni all'anno. No, qui dite che 70 milioni all'anno gli ne avessi 120, no? Attenzione, per carità, diciamo tutta la verità. Gestiscono anche i servizi, cioè gestiscono con questi 70 milioni, mi paghiamo le pulizie, la ristorazione, anche le analisi, quindi ci fanno pure le analisi. Noi le paghiamo, andiamo a farci la radiografia maestra, paghiamo il privato, non lo sappiamo, ma è così. Ecco. E quindi ci danno questi servizi, no? Ma noi glieli abbiamo dati senza gara d'appalto, quindi ci costano molto di più. Inoltre, affidandosi al privato, la regione ha pagato l'IVA, ovvero circa 125 milioni di IVA. Se l'avesse costruito la regione, quei soldi li avremmo risparmiati, l'IVA non si pagava. Ecco, quindi voi direte, la finanza di progetto, finiamola qua. E attenzione, perché a Padova per esempio vogliono costruire un patibolo, no? Allora attenzione, in Italia quando si usa l'inglese spend and review, jobs act, ecco, oppure project financing, c'è sempre la fregatura con l'inglese. Invece quando si usa il latino, fateci caso, ci vogliono opprimere, no? L'italico, il patato, no? Fa paura, mi sembra qualcosa di gigantesco, in effetti potrebbe arrivare a un miliardo, confronto, cioè quattro volte di più il costo dell'ospedale del mondo. Noi invece quello che proponiamo è mettere a costo, aggiustare gli ospedali che ci sono prima di tutto, le strutture che ci sono e aggiustare quelle che ci sono con soldi pubblici. Ecco, concludo con una brevissimissima riflessione. Ieri c'è stata la giornata della liberazione dal nazifascismo. Spero che tutti noi continuiamo con i valori. Però oggi l'Italia deve liberarsi dalla cosa che ci sta facendo addormentare e tornare molto freddo, che è la rassegnazione. La rassegnazione, la disillusione, dire sempre beh tanto non cambia niente. Noi dobbiamo liberarci da questo oggi. Noi ci siamo liberati da questo oggi, liberiamoci dalla rassegnazione. Grazie. Bravo! Io sono Erika Valdì, un'altra candidata al Consiglio regionale del Veneto e ho una formazione giuridica, l'ultima in giurisprudenza, quindi mi sento più competente in temi come la sicurezza, la corruzione e la tutela della legalità. Porto solo alcuni dati statistici. L'Italia detiene un primato di cui veramente faremo a meno. È il primo paese in Europa per la corruzione. Secondo un osservatorio internazionale si basa sullo studio di 175 paesi nel mondo. Secondo la Commissione europea il nostro paese è in ritardo nel recepimento di sollecitazioni che riguardano l'autoriciclaggio, una normativa sulla prescrizione adeguata e il falso in bilancio. Nel 2014 la corruzione nel nostro paese è triplicata, questo anche a causa dei fatti del MOSE, come ben sappiamo, abbiamo visto arresti eccellenti da Galan, Chisso al sindaco di Venezia, Orsoni. E
mentre siamo arrivati a un punto in cui la cucina non fa nemmeno più notizia, perché è all'ordine del giorno. C'è un senso di diffusa comunità per correnti e corruttori che circolano in tutto il paese, e tutto ciò, questa percezione ha delle ricadute negative anche sull'economia, sul PIL italiano, perché è capace di orientare e disincentivare l'investimento nel nostro paese. I nostri parlamentari del Movimento 5 Stelle a Roma hanno proposto una legge per tentare di porre un freno alla corruzione in maniera efficiente, che però attualmente non risulta presa in considerazione, e si accendono delle normative che lasciano dei vuoti molto evidenti. E alcuni punti di questa proposta fatta dai nostri parlamentari sono l'innalzamento delle pene per i reati di corruzione, l'aumento dei tempi della prescrizione per questo tipo di reati, perché questi reati sono scoperti di solito molti anni dopo dalla commissione del fatto, quindi la prescrizione a nostro parere deve iniziare dalla richiesta di avvio a giudizio e non più dal momento della commissione. Servono forme di tutele e di garanzie per chi denuncia i modi di corruzione del pubblico e del privato. Serve una normativa sulla parte di bilancio, che ha un dato economico molto grave, che spesso c'è al proprio interno degli altri reati, dei maggiori reati finanziari soprattutto. Fare le pene per i 416 ter che punisce lo scambio politico mafioso. Serve una legge serve la punizione del reato di autoriciclaggio, come è successo dalla Commissione europea. Appena entreremo in regione adotteremo un pacchetto anticorruzione e cacceremo immediatamente dai vertici della PA i corrotti. È inaccettabile che dirigenti, indagati, arrestati della regione Veneto, anche per reati gravissimi come la curvativa Lastra e l'associazione delinquere, siano stati non mandati a casa, ma addirittura trasferiti ad altre sezioni come l'anticorruzione addirittura. Queste persone devono, oltre che andare in galera, restituire il mal tolto e anche risarcire i danni alla comunità. Abbiamo firmato un impegno con cui rinunciamo ai vitalizi e ai privilegi dei consiglieri regionali e della giunta. E siamo gli unici ad averlo fatto, e gli unici soprattutto che sono credibili, dato che i nostri parlamentari si sono già ridotti parte dello stipendio per darlo alle piccole e medie imprese. E per questo non serve fare una legge, basta prendersi un impegno e rispettarlo e portarlo al termine. Niente appunto niente di rinunciare e di destinare questi soldi, le eccedenze dello stipendio, a chi soffre per la crisi. La nostra sarà una battaglia per la trasparenza sia dei conti pubblici sia nei confronti dei cittadini tutti. In più, in regione vogliamo più sicurezza per tutti i cittadini, agendo su più fronti, da un punto di vista di legalità, di educazione alla legalità, soprattutto rivolta alle scuole e agli studenti e ai giovani soprattutto, per contrastare le brutte abitudini come l'uso di droghe e il bullismo, che affligge sempre di più la nostra società e riguarda soprattutto i giovani. Ma sono 30 stati per questi reti. No, si sente. Promuovere la manutenzione del decoro dei luoghi pubblici come indice di sicurezza urbana. Dovremo attuare il coordinamento degli impianti di videosorveglianza cittadini, potenziare l'osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata,
che anche qui a Venezia purtroppo, come ben sappiamo, trova alcune cellule. Ma per fare questo servono soprattutto persone pulite, con pedina penale pulita. Noi per candidarci dobbiamo essere lindi da questo punto di vista. Presentiamo due certificati, quello dei carichi pendenti e quello del casellario giudiziario. E se vi è anche solo un piccolo fatto di questo tipo, non ci si può nemmeno candidare. Mentre negli altri partiti addirittura si può diventare presidente di regione. Quindi, se volete cambiare veramente le cose, se volete che la politica diventi una cosa onesta di cui andare fieri, avere un paese migliore, che possa fregiarsi di essere un paese all'altezza delle proprie bellezze storico, artistiche, naturali, dobbiamo votare persone oneste, dobbiamo votare il Movimento 5 Stelle. Grazie. Siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale culo, ognuno vale culo, ognuno vale culo, vale, vale culo. Siamo un partito, non siamo una casta. Siamo cittadini, punto e partito, non siamo una casta. Siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale culo, ognuno vale culo, ognuno vale culo, vale, vale culo. Siamo un partito.